Sabato 5 maggio abbiamo liberato la Torre Galba, riqualificando e rendendo vivo uno spazio privato che da 15 anni era stato abbandonato. L'occupazione ha messo in evidenza con forza come logiche speculative di profitto governano di fatto questa città. Siamo stati sgomberati dalle forze dell'ordine, ignorando la volontà di migliaia di cittadini di autodeterminarsi, creando un nuovo spazio comune dove confrontarsi e relazionarsi. Abbiamo deciso di restare lì, di fare un presidio permanente in via Galbani per continuare a denunciare lo scandalo legato all'impero finanziario di Vitrezzi e per riorganizzarci all'aperto, favorendo nuovamente la partecipazione della cittadinanza. Se il privato persegue solo logiche di profitto, il pubblico e chi dovrebbe amministrare il bene pubblico ha di fatto fallito il suo compito. Politiche economiche e sociali al servizio di un sistema neoliberista che privilegia pochi a danno di molti hanno impoverito questo paese. L'assenza di politiche culturali ha aggravato la situazione desertificando culturalmente e socialmente questo paese. Gli spazi culturali sono stati abbandonati e resi vuoti svalutando un patrimonio artistico di enorme valore. È per questo che oggi, 19 maggio, Macaro ha deciso di liberare e dare alla cittadinanza Palazzo Citterio. Vogliamo creare un luogo aperto, vivo e accessibile, dove l'arte venga vissuta come bisogno primario dell'essere umano. Palazzo Citterio è da molti anni parte di un progetto di grande rilancio culturale che coinvolge l'Accademia di Brera e la Pinacoteca. Tale ristrutturazione non è mai partita per colpa di un uso strumentale e corrotto dei commissariamenti pubblici nella logica dei grandi eventi. Macao propone qui un processo del tutto differente e innovativo. Vuole restituire alla città chiarezza su come i fondi pubblici sono gestiti. Vuole mettere in discussione e non dare per scontato il progetto di temporada attuale. E soprattutto vuole aprire un laboratorio di idee e pratiche per cui sarà la cittadinanza stessa a ripensare Palazzo Citterio. Viva Macao! E buon lavoro a tutti! Siamo una rete di soggetti che stanno operando fianco a fianco all'interno di questa lotta. Nuovo Cinema Palazzo di Roma, Teatro Valle Occupato di Roma, Sale Docks di Venezia, Teatro Coppola di Catania, Asilo della Creatività e della Conoscenza di Napoli, Teatro Garibaldi Aperto di Milano, Macao di Milano, di Palermo. Ci sono domande? Giornalisti, volete venire qui a far domande? Non avete paura? Non siamo cattivi, non mangiamo nessuno. Un applauso ai giornalisti. Un applauso. Allora, se i giornalisti volessero comunicare in stampa, là c'è un provvisorio ufficio sotto le case, c'è l'ufficio comunicazione della stampa. Allora possiamo andare a lavorare? Possono partire i tavoli? Sciogliamo? Una domanda?
chiamo Armando, lavoro al Corriere della Sera. Volevo sapere che tipo di risposta... No, non così. Volevo sapere che tipo di risposta vi aspettate adesso dall'amministrazione comunale. Ma diciamo che noi non interroghiamo l'amministrazione culturale, noi interroghiamo la città. Quando siamo entrati nella Torre Galfa abbiamo fatto una scommessa sull'esigenza che Milano avesse bisogno, su il fatto che Milano avesse questa esigenza di un nuovo centro per le arti, non un altro centro per le arti, e che fosse necessario pensare nuovi modi di produrre e fruire la cultura rimettendola al centro del valore sociale. E siamo stati in strada perché sgomberati, abbiamo mantenuto vivo l'occhio, l'interesse sulle questioni che abbiamo sollevato e siamo entrati oggi qui per sollevare di nuovo questioni che riguardano la logica dei grandi eventi, dei finanziamenti, dei nuovi commissariati, gli appalti non trasparenti e questo tipo di cose che vogliamo investigare e che ci interessa portare avanti come Macao. Al contempo continueremo a fare il lavoro di Macao, cioè questo laboratorio aperto che è partito da 10 giorni e in transizione, un processo aperto, ci prenderemo cura di questo spazio.